It must have been love. Avrebbe dovuto essere amore, sarebbe, anzi, sarebbe dovuto essere amore, ma it's over now, ma adesso non c'è più. Questa era la bellissima canzone dei Roxette, canzone che è datata, è stata realizzata la prima volta nel lontano 1988, quindi parliamo di circa 30 anni fa, ma è ancora molto attuale, molto bella, musicale. E buonasera dal mondo in parole a Regola d'Arte, a tutti voi, in particolare alla bellissima e carissima Ekaterina, a cui è dedicata questa canzone e che lei stessa ci ha suggerito di utilizzarla come sigla della nostra trasmissione, e così noi abbiamo fatto. Un bacione Caterina, buona serata e una cordiale buonasera al nostro Gabriele Giardini. Buonasera a te Massimiliano, a Roberto, il nostro carissimo amico che non so se ci sarà, e poi a tutti i nostri radioascoltatori che ci ascoltano con grande piacere. Io auguro una buona ascolto di questa nostra radio interessante, culturale, anche diciamo tratta argomenti leggeri e concreti e concettuali con la nostra normale freschezza che ci contraddistingue. Questa sera abbiamo un Gabriele Giardini particolarmente pimpante, e anche perché vi svelo qualcosa di retroscena prima di che, anzi, mentre la sigla era in essere, egli stava parlando con la sua fidanzata, la quale in questo momento non si trova a Roma, è in un altro posto balneare, e quindi anche questo retroscena molto tenero che lo caricherà ancora di più per poter esplicare tutti i piccoli dettagli e i segreti delle sue opere. È vero, Gabriele? Guarda, hai perfettamente ragione e confermo appieno quello che tu hai detto. Quindi la mia ragazza non sta proprio dietro l'angolo, ma sta a Lanzarote con i genitori e quindi praticamente, insomma, ecco, abbiamo avuto una videochiamata tramite il vocale di WhatsApp. Insomma, è particolare, anche la tecnologia serve a questo quando si riesce a sentire le parole. Io non dico niente, incrocio le dita, ma questa sera mi sembra proprio che le nostre voci possano essere captate perfettamente dai nostri ascoltatori, perché io stesso, quando il suono della voce non è così chiaro, come purtroppo alcune volte a causa di motivi tecnici è successo, sono il primo a sentire questi vuoti sonori mentre il nostro artista parla, ma questa sera devo dire, e lo dico tenendo le dita incrociate, il suono della sua voce è puro e cristallino, come è la sua voce se non guastata da motivi tecnici. Ecco, senza indugiare ancora di più, io andrei alla pagina 9. Ricordiamo la pagina web che sto Certo. consultando è la tripla www.gabrielegiardini, tutto piccolo e tutto attaccato.com. Cliccando sulla voce opere archivio, alla pagina 9 di essa c'è un'opera che mi ha molto colpito questa sera, e vi dirò anche per quali motivi. Per chi avesse di fronte quella pagina 9 cliccando sulla voce opere archivio, è l'opera che è ubicata nell'ultima riga, nell'ultima fila di fotografie, ed è la penultima partendo da sinistra. È una sorta di un'opera, credo che sia
che il materiale utilizzato sia il ferro o comunque un metallo in ogni caso. Puoi vederla, Gabriele? Penso che è quella senza titolo, caro Sì, Massimiliano. è senza titolo ed è esattamente la GA Aspetta un 97, attimo, scusami, sì, la G, GA la 97. GA, sì, 97084. Esattamente, io Sì, perfetto. in questo momento la apro, è un'opera senza titolo e mi ha particolarmente colpito perché secondo me, innanzitutto, si tratta di rame, il materiale? No, è piombo A e piombo. stagno in percentuali particolari. E poi ha dei chiodi, io descrivo diciamo il materiale, Sì. ha dei chiodi e sembra come un cactus se ci Sì, fai caso, però infatti. diverso perché, caro Massimiliano, questa qui ha una storia. Io volevo in questo caso fare il contrario, per descriverti un po' l'opera, essendo astratta, ha necessità di avere ha una storia particolare. E poi volevo, e gradirei, se tu vuoi, che tu la commentassi in base a quello che ti ho detto adesso io, perché Benissimo, benissimo. l'opera è curiosa, ti va bene? Assolutamente. Andrà bene, Prego. spero, anche i nostri radioascoltatori. Allora, quest'opera, in maniera breve ma concisa e esplicativa, era un'opera che realizzai all'Accademia di Belle Arti in molti anni fa, quando io ancora frequentavo l'Accademia di Belle Arti di Roma, via Ripetta, e per il mio professore di anatomia. Il mio professore di anatomia era un professore che si occupava di anatomia artistica. Quindi era un'anatomia, sì, dovuta alla muscolatura, ai tendini, ai muscoli, all'impianto osseo, però anche, diciamo, artistica, perché aveva un costrutto da rapportare al discorso arte, quindi era un pochino, si sposava anche con questa sfaccettatura di questa branca. Però, logicamente, fondamentalmente, caro Massimiliano, era anatomia, quindi poco conciliante con un'opera. Io feci vedere un'opera diversa da questa al professore, e lui mi disse che per lui non era quello l'odio, lui voleva l'odio, e io non riuscivo a, ma non era praticamente, era, come dire, caro Massimiliano, non era specifica per quella sua materia. Però, sai, alcuni professori vanno ad abbracciare anche altre materie che magari non gli competono effettivamente. Io feci questa opera che per me rappresentava l'odio, perché io ho attaccato a questo metallo, piombo e stagno, mentre ho attaccato e ho saldato a stagno dei chiodi già storti di per sé, l'ho modificato, l'ho limato, l'ho piegato, ho fatto sì che esso prendesse una forma particolare, che quindi potesse, come dire, vivere nello spazio, come una figura che ha il suo vissuto, però una figura che può generare anche un certo pathos, comunque genera un qualche cosa. E in quel caso il mio titolo fu, anche se in questo caso ho messo senza titolo, però era lo specifico per il professore, sai, quando prendi un'opera che possa essere, caro Massimiliano, cari radioascoltatori, vicino a delle tue esigenze. E misi l'odio, e lui mi prese, dice: cari ragazzi, disse davanti a tutti, pensa, io mi ero anche un pochino, avevo avuto uno scontro dialettico con lui precedentemente, e lui disse: davanti a tutti i ragazzi, qui abbiamo trovato un genio. Effettivamente per me l'odio è quest'opera, e io ne sono compiaciuto. E si era complimentato con me, mi ha pagato un caffè, siamo andati al bar e si era scusato del precedente discussione verbale, cioè discussione recente, sempre inerente a un discorso culturale che avevamo avuto precedentemente. E lui aveva riconosciuto che mi ero superato effettivamente con l'opera. Quindi per lui questa opera, denominata Odio a suo tempo, rappresentava appieno le sue esigenze strutturali e intellettuali in merito a quest'opera stessa specifica. Quindi questa ha quest'opera qui. Poi, logicamente, può, caro Massimiliano, andar bene per tante situazioni. È anche un'opera che fa molto arredamento, è molto design, fa molto design in alcune ambientazioni. Insomma, veramente può essere disposta in vari ambienti, in varie situazioni. Ecco, gradirei, se vuoi, che tu possa, come dire, amplificare questo discorso e vedere le tue sensazioni in merito a questo. Ecco, Assolutamente, io ne sarei felice. sono io il primo ad essere felice anche perché ti confesso che mi ha dato spunto per un'altra forma che quest'opera è capace di trasmettere.
All'inizio, prima di questa origine, diciamo originale nel senso aborigine, cioè dell'interpretazione dell'opera in base alla motivazione per cui l'opera stessa è stata creata, io ci avevo visto due rappresentazioni, quella del mondo vegetale, perché quest'opera assomiglia, come avevi detto tu, a un cactus, ma anche, diciamo a prima vista, anche a quei rami tortuosi, particolarmente di quegli alberi magari vecchi che vengono potati, le cui più piccole ramificazioni sono particolarmente esili e ancora più tortuose, spoglie, perché diciamo siamo in inverno, quindi un ramo senza foglie proveniente da un albero vecchio, stanco, che ha lasciato la propria vita, ma rimane questo involucro senza più vita, che ci dà un po' anche la dimensione della vita nostra umana e della vita di tutti gli esseri viventi, che poi degrada in una forma che è ancora tale, ma senza più il flusso vitale, e secondo me lo rappresenta quest'opera benissimo. Rappresenta, rimanendo nel campo del mondo vegetale, anche un cactus perfettamente, perché abbiamo questo tronco, questo elemento principale molto tortuoso, sofferto. Si vede che è proprio di una pianta che ha ricevuto poco nutrimento, poca acqua, tipica appunto delle piante grasse che vivono in condizioni climatiche avverse come i deserti, e queste ramificazioni, quelle precedenti ramificazioni che io interpretavo come ramificazioni, non sono altro che gli spuntoni del cactus. Ma secondo me, quest'opera, a parte il mondo vegetale, rappresenta benissimo, secondo me, anche parallelamente il mondo animale, perché ho subito pensato all'insetto stecco. L'insetto stecco, io direi forse che la forma è forse la più vicina all'insetto stecco, perché ha il busto più corposo e queste gambe molto, si chiama stecco anche per questo motivo, molto sottili, nodose, asimmetriche, esattamente come l'opera stessa le rappresenta. E al tempo stesso ha questo colore che effettivamente questa fusione di stagno e piombo, Stagno e piombo, sì, esatto, esattamente, sì. questa fusione di stagno e piombo rappresenta, imita benissimo, perché in effetti l'insetto stecco si mimetizza per non farsi notare dai predatori, solitamente con la corteccia degli alberi, e questo diciamo beige scuro, questa tonalità di beige scuro è tipica degli alberi su cui si posa questo insetto stecco. Infine, come molto bene ci hai spiegato, in effetti forse la rappresentazione più calzante, anche se queste due precedenti sono secondo me molto centrate in relazione all'opera, è la rappresentazione appunto di questo sentimento, l'odio. È un sentimento umano, lo conosciamo tutti ovviamente, ahinoi, Eh sì. e secondo me è rappresentato, sì, rifacendomi a questo professore, il cui nome vogliamo ricordarlo?
guarda, io lo direi volentieri, ma non me lo ricordo più perché. Ah, perfetto. Non perché voglio omettere il gol, ma perché proprio è passato talmente tanto tempo che ho dimenticato. Poi io non so se tu lo sai, ma forse né tu né i nostri radioascoltatori. Io purtroppo io ho una memoria molto visiva, come l'avrai capito perfettamente, perché per realizzare alcune cose, però non mi ricordo le persone, cioè c'è il rischio, questo per far ridere e sorridere tutti noi, che magari chiamo una persona, non è il tuo caso Massimiliano, perché logicamente la tua persona mi rimane impressa. Grazie. Però normalmente alcune persone con le quali magari ho un rapporto, diciamo, diverso da quello che possiamo avere noi, che anche al di fuori della radio siamo amici. E logicamente io chiamo per dire Maria ad una persona, ciao Maria Maria, dopo un po' di tempo mi dimentico il nome Maria e mi viene Lucia, perché l'ho sentito da qualche parte, e continuo a chiamarla Lucia. Se la persona non mi dice niente, per me diventa Lucia, e quindi figuriamoci se purtroppo posso ricordarmi. Comunque era un professore dell'Accademia che faceva anatomia artistica e anche una persona molto distinta e capace, però ogni tanto andava, proseguiva, cercava di trovare situazioni diverse che esulavano dalla sua materia, insomma, ecco. Beh, effettivamente chiunque sia costui è comunque un grande professore dell'Accademia delle Belle Arti, suppongo. Sì, certo. Secondo me ha dato una definizione molto calzante, cioè sì. Effettivamente la rappresentazione di questo sentimento in questa forma concreta, il cui materiale appunto è la fusione del piombo e lo stagno, è geniale, perché l'odio, analizziamo un po' le forme di quest'opera. Innanzitutto c'è questa profonda tortuosità, non ha una linea ben definita l'opera. Questa tortuosità, tra l'altro, si evolve non solo ai lati, ma anche longitudinalmente all'opera stessa. C'è una tortuosità molteplice e molto evidente. E questo, in effetti, l'odio, se c'è un aggettivo che può definirlo, è proprio qualcosa di molto tortuoso, no? Che stringe lo stomaco, il cuore, le viscere. Ma punge perché ci sono come dei chiodi, quindi fa male all'anima, al cuore, insomma fa male a tutto. Esattamente, e poi come perfettamente dicevi, da questa tortuosità che è rappresentata benissimo, da questo elemento centrale più grande, spuntano questi chiodi, anch'essi però non sono chiodi lineari, dritti, sono anch'essi storti, tortuosi, come a significare che è un sentimento pungente che fa male e si richiude su se stesso per poi riaprirsi, ma sempre in condizioni di estrema difficoltà, mai seguendo una linea lineare, libera, ecco, molto costretta. E quindi sì, in effetti confesso che non avevo colto la rappresentazione di questo sentimento umano, ma adesso, dopo la tua spiegazione, effettivamente non poteva essere rappresentato meglio questo sentimento, l'odio, che purtroppo accomuna almeno qualche volta nella vita tutti noi. Ma sai, io ho praticamente odio soltanto, non per le persone, io odio per le persone che sono cattive con altre persone gratuitamente, quindi questo mio sentimento è rivolto a persone che hanno praticamente sono cinici e contro l'altro individuo, contro gli animali, contro tante, ecco, questo a prescindere, perché io fondamentalmente non provo odio a prescindere, posso avere una divergenza di idee, però quello fa parte del sale della vita, del vivere quotidiano, e mi danno fastidio invece quelle persone che si comportano male gratuitamente e solo per il gusto di fare questo, ecco, quello mi genera odio.
Ma infatti stai avallando quello che ho appena detto, cioè che Sì, perfettamente. anche una persona così elevata, no? Come un artista così bravo, che tra l'altro vive anche con arte, no? Non solo la Sì. realizza, ma effettivamente conoscendolo, Gabriele vive proprio da artista, no? È Con vero. questa sua questa sua creatività, ma anche questa sua tenerezza, dolcezza, direi ecumenica. Ebbene, anche una persona come lui può provare odio, anche se per cause, direi nobili, cioè per cause che sono condizionate dal bene verso gli esseri viventi. Sì, vedi, per esempio è una sembra una contraddizione, invece pur è verissimo quello che dici, e si può provare odio per il troppo bene che uno vuole alle persone, per chi effettivamente si comporta male. Esatto, quindi anche in questo caso, purtroppo nel nostro mondo anche persone come Gabriele non hanno fatica a provare questo sentimento, come capita anche a me. Sì. Tra l'altro, a dire il vero, per i medesimi motivi, anche perché non abbiamo un animo molto simile in questo. E quindi, bene, Gabriele, è da circa mezz'ora che siamo con i nostri. Come passa il tempo. Sì, e beh, d'altronde quando si sta bene, si sta in compagnia e specialmente si diffonde la bellezza, perché noi questo facciamo insieme a te, il tempo vola. Anzi, permettimi, visto che la lingua che conosco meglio tra le cinque lingue che conosco bene e che parlo è proprio lo spagnolo. Io una parte dell'università l'ho proprio finita in Spagna, e quindi, visto che la tua fidanzata è in terra spagnola in questo momento, come ci hai detto, in Spagna si dice el tiempo pasa pitando, cioè il tempo letteralmente passa fischiando, cioè co come se fosse un treno che fischia e passa veloce, no? In questo caso, stando tra amici e parlando di qualcosa di bello che può anche elevare e trasmettere la bellezza, allora in quel caso il tempo è velocissimo. Bene, Gabriele, vuoi salutare qualcuno? Io penso che la prima persona che saluterai sarà anche quella con cui parlerai dopo la puntata. Certamente, chi potrei salutare se non la mia Roberta, il mio cuore, e poi logicamente saluto te, che non, logicamente non mancherai mai, saluto i radioascoltatori, saluto tutte le persone che mi vogliono bene, i miei genitori che logicamente mi seguono e ci seguono in maniera copiosa e interessata al proseguo della trasmissione, e mi auguro sempre che... Ecco, volevo spezzare una piccola lancia per la nostra situazione. C'è stato questo summit con Obama per il clima, no? Sì, a Caro Massimiliano. Milano, Ecco, no? Mi sembra. esatto, a Milano. E io logicamente posso soltanto dire questo, che essendo un artista, l'artista ama la natura più di un'altra cosa. Quindi i cambiamenti climatici li avverte, e avverte i cambiamenti climatici sia della natura che delle persone. E io direi che l'uomo ancora non si rende conto di quello che sta facendo alla natura e al sistema mondo. Mi auguro e spero che torni indietro, che abbia un minimo di sentimento nei confronti di tutto il globo, perché stiamo, tra virgolette, noi personalmente inquinando un pianeta bellissimo, e poi dopo sarà tutto irreversibile. Però ripeto, io sono sempre fiducioso, almeno persone come noi
ci mettono tutto per far sì che questo non avvenga. Speriamo che qualcuno che può gestire la situazione dall'alto in maniera un pochino più come dire, dinamica e con ampia disposizione di mezzi possa sentire questa nostra voce che spero arrivi. Grazie Massimiliano. Grazie a te. A tutti voi. Grazie a te Gabriele di essere stato con noi e di averci deliziato anche questa sera con le tue opere e con il commento delle stesse. Anch'io saluto tutti coloro che hai salutato, in particolare direi i tuoi genitori, che avrò il piacere di conoscere, anche se a dire il vero quando eravamo bambini mi ricordo vagamente almeno il papà. Bravissimo. Il papà me lo ricordo, quindi lo saluto caramente, saluto tutti i nostri ascoltatori che sempre ci seguono con grande affetto, in particolare Caterina. A loro e a lei mando un bacio particolare, buonanotte dal mondo in parole a regola d'arte e a risentirci su queste frequenze mercoledì prossimo alla stessa ora, ovvero sia 8:30 o 9, dipende dai giorni. In ogni caso è possibile riascoltarci tramite streaming. Buonanotte dal mondo in parole a regola d'arte e arrivederci. A risentirci, scusate, alla prossima puntata. Ciao ciao.